Bene, penso che possiamo allora iniziare. Io in realtà vorrei fare un'introduzione brevissima, non farla, non farla per niente, semplicemente darvi il benvenuto per questa ultima puntata di Science and the City e ringraziarvi ancora per essere così, così numerosi. Scusarmi per chi di voi ha cercato di venire le volte precedenti ed è rimasto chiuso fuori dalla porta. Cercheremo di trovare delle soluzioni più capienti per eh, i prossimi anni, quindi vi ringrazio molto dell'interesse. Vi chiederò soltanto eh, di eh, rimanere un attimo alla fine per eh, 30 secondi, semplicemente per ringraziare eh, in maniera eh, dovuta, eh, affettuosa e, e partecipata quelli che hanno lavorato per, eh, questa, per la realizzazione di questa serie di eventi. Stasera l'argomento è quanto mai interessante, se ne parla praticamente in ogni articolo del giornale che sia il DNA dei calciatori che segnano i gol piuttosto che il DNA dei politici o la mancanza di geni degli uni e degli altri e quindi eh, senza indugi passo la parola ringraziando moltissimo per aver accettato di moderare a Fabio Pagan volto noto del giornalismo scientifico triestino, devo dire anche giornalista scientifico a Trieste, quando questa professione ancora non era per nulla così pubblica e diffusa. Quindi grazie molte Fabio per aver accettato di essere qua con noi e a te il compito di presentare gli ospiti. Grazie Mauro, eh, grazie a tutti per essere, stati, per essere venuti così numerosi nonostante la splendida giornata anche a quest'ultimo appuntamento di Science and the City, seconda edizione. Dunque, dammi il tuo DNA e ti dirò chi sei. Questo è il, eh, così: recita il titolo di quest'ultimo appuntamento eh, dedicato ai test genetici, alle analisi predittive, alle pagelle, per così dire, del DNA. Che ormai sono uscita dai centri di ricerca e dagli ospedali per trasferirsi su internet, dove chiunque di noi può farsi leggere il proprio DNA eh, sputando in un provettone, scusate i termini prosaici, ma questa è la sostanza delle cose, e per la modica cifra di poche centinaia di euro o di dollari, molto meno di quanto costa oggi un iPhone o un tablet di ultima generazione. e Si possono così ottenere una serie di informazioni più o meno utili del proprio profilo genetico. Sulla predisposizione, della predisposizione a certe malattie ereditarie o anche non ereditarie e sulla possibile risposta a certi farmaci o a certi alimenti, pensiamo al glutine, ad esempio, di cui oggi si parla molto, forse anche in modo eccessivo. Su certe capacità individuali, personali e caratteristiche fisiche e anche sull'origine familiare, etnica, in un certo senso risalire all'albero genealogico attraverso il DNA. Il problema, anzi, i problemi sono quanto sono affidabili questi test. Come si svolgono in pratica? Quali sono i limiti eh, dei loro risultati? E quanta prudenza è necessaria nell'interpretare eh, queste informazioni dal punto di vista statistico, i fattori di rischio, specialmente? Ecco, di tutto ciò parleremo con i nostri due relatori di oggi. Sono un genetista alla mia sinistra, Paolo Gasparini, molto noto qui a Trieste ormai da parecchi anni, e un biologo molecolare. Poi eh, trasformatosi in giornalista scientifico, un vecchio amico e collega, eh, Sergio Pistolini. Eh, che vive ad Arezzo ed è autore di un libro di cui parlerò tra poco. Ecco, ma prima di dare la parola ai due relatori, consentitemi un paio di riferimenti eh, che fanno parte, sono entrati nella storia della, della scienza. Um, facciamo un, due piccoli balzi nel tempo. Ecco, il primo all'aprile del 1953. Perché? Perché eh, in quel mese uscì sulla rivista scientifica inglese Nature. Un articolo, un articolo brevissimo, di neppure di una paginetta o poco più, in cui veniva proposto un modello per la struttura del DNA questa struttura DNA che veniva lungamente cercata da eh, decine di laboratori eh, americani ed europei con centinaia di ricercatori. Era un po' uno dei grandi obiettivi capire era, qual era la struttura di questa mitica molecola che sta nelle nostre eh, cellule, che è responsabile dell'ereditarietà. Bene, in questo articolo su Nature veniva proposta la famosa doppia elica, quella doppia elica del DNA che oggi è diventata l'icona della biologia e che ci ha consentito anche di capire molte cose. Eh, Sull'evoluzione della vita sulla Terra. Autori di quell'articolo erano due giovani e irriverenti eh, scienziati: l'inglese Francis Crick, eh, un fisico trasformatosi poi in biologo molecolare, e l'americano James Watson, appena 25enne, un eh, biologo che poi è diventato una delle, delle figure più rappresentative della biologia molecolare e anche più discusse della biologia molecolare di oggi. Nove anni dopo, eh, Crick e Watson erano a Stoccolma. 1962 a ricevere il premio Nobel per la medicina. Accanto a loro avrebbe dovuto esserci anche una ricercatrice, Rosalind Franklin, eh, che aveva individuato con eh, i raggi X una prima, eh, ottenuto una prima possibile fotografia, in un certo senso, della struttura del DNA sulla base della quale Watson e Crick inter la interpretarono e e dicendo che era una doppia elica. Purtroppo, Rosalind Franklin era morta qualche anno prima di un tumore, e al suo posto, in un certo senso, il Nobel accanto a Watson e Crick venne dato anche a Maurice Wilkins, che era il eh, responsabile del laboratorio della Rosie Franklin e che in qualche modo aveva anche contribuito alle ricerche. Il secondo balzo nel tempo è molto più ravvicinato, è il 26 giugno del 2000 quando eh, alla Casa Bianca, eh, nella East Room, si svolge una follatissima eh, conferenza stampa con giornalisti ma anche con tanti scienziati. Il eh, presidente Bill Clinton, in collegamento video con il primo ministro inglese Tony Blair a Londra, presenta la prima bozza del genoma umano. Siamo nell'anno 2000, accanto a lui i due protagonisti di questa impresa, eh, due protagonisti in competizione uno con l'altro, un'impresa che ha mobilitato centinaia o migliaia di eh, biologi, di fisici, di tecnici di laboratori, di informatici di mezzo mondo, europei, americani, giapponesi, cinesi. E I due protagonisti, i due competitor, eh, sono arrivati più o meno contemporaneamente agli stessi risultati: Francis Collins a capo del progetto del genoma umano, un progetto pubblico, un finanziamento pubblico, e Craig Venter, geniale e discusso scienziato imprenditore, con la compagnia privata Selera. Mi piace ricordare che, tra l'altro, sia. Uh, sia Watson che Venter sono venuti a Trieste nell'ormai lontano 1996 grazie all'ICGB, al Centro di Ingegneria Genetica, quando a Trieste venne celebrato il sequenziamento del, del genoma del lievito e poi Venter è, è venuto all'area di ricerca anche successivamente. Eh, quindi sono passati per Trieste e hanno avuto contatti con i ricercatori triestini. Quindi 1953 e 2000, ecco eh, 50 anni eh, dalla scoperta della struttura doppia elica del DNA eh, per arrivare al sequenziamento del genoma umano. Eh, da allora eh, queste conoscenze sono ormai disponibili su internet, eh, tutti possono vedere... Centinaia eh, di genomi di vari organismi animali e vegetali che sono stati sequenziati eh, in questi anni e gli stessi. Venter e Watson hanno messo il loro genoma umano a disposizione di tutti sul, sul, sul web, e questo sta trasformando completamente quella che è la nostra uh, possibilità anche di uh, conoscere come siamo fatti dal punto di vista genetico. Ecco, queste sono un po' uh, le basi che stanno, uh, che stanno dietro a questi test genetici di cui parleremo oggi, e due parole su quelli che sono i due relatori di oggi. Uh, Paolo Gasparini, padovano di nascita, si è laureato in medicina con specializzazioni in ematologia e genetica medica, professore di genetica medica a Napoli dal 2005 a Trieste dove è ordinario alla nostra università ed è responsabile del servizio di genetica medica al Burlo Garofolo, si occupa di malattie ereditarie, malattie metaboliche e di genetica del gusto e proprio Uh, il, il, la sua passione per la genetica del gusto l'ha portato negli anni scorsi tra il 2010 e il 2012 a compiere assieme ad altri ricercatori e un gruppo anche di, 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 di giornalisti, di comunicatori, uh, uno splendido e straordinario viaggio sulla via della seta uh, attraverso il, il Mar Nero, il Mar Caspio, l'Asia la, centrale, il nord dell'India e poi tutta la Cina fino a Shanghai, um, analizzando il genoma di svariate popolazioni. Identificando anche le loro abitudini alimentari. E, Gasparini è arrivato poche ore fa da, da Doha nel Qatar, dove è ormai è un, un frequent visitor perché lavora in un ospedale infantile dove si fa anche attività di ricerca ad alto livello con i quattrini messi a disposizione dallo sceicco dalla sceikca pare locale nel Qatar. Sergio Pistoi, nato ad Arezzo, eh, laurea in scienze Alba. biologiche. Alba. Sono nato ad Alba, in provincia di Cuneo, anche Ma, se sono aretino. Ah, ecco, questo non lo sapevo, vivi ad Arezzo, pensavo che fosse anche un aretino, eh, e invece sono no. Sono importato. E invece, giustamente, anche, parliamo di genetica, quindi anche di, di, origini, di origini genetiche. Benissimo, quindi in provincia di Cuneo. Uh, laurea in Scienze Biologiche a Torino, poi dottorato in Biologia Molecolare all'Università Pierre et Marie Curie, all'Isto Pasteur a Parigi. Un ricercatore che poi si è trasformato in un giornalista scientifico, un comunicatore eh, nel campo della biomedicina. Um, ha lavorato per un periodo a New York eh, alla redazione del Scientific American, ha collaborato a molti giornali e riviste, anche straniere, Nature, eh, New Scientist tra le altre. E... E per molti anni ha lavorato a Teleton dove ha avuto molte interazioni proprio con Gasparini. Nel 2012, eh, Sergio ha pubblicato un bellissimo libro, il DNA incontra Facebook eh, per i tipi di Marsiglio, che eh, l'anno che nel 2013 ha ricevuto il Premio Galileo per il miglior libro di divulgazione scientifica dell'anno. E proprio partiamo con Sergio Pistoi, perché eh, Sergio ci racconterà in un modo un po'. Un po' alla maniera di un, non di un ricercatore tanto, ma quanto di un comunicatore, di un giornalista scientifico, quella che è stata la sua esperienza diretta nel farsi sequenziare il proprio DNA attraverso queste compagnie private che oggi offrono questa possibilità. Ci racconterà nei dieci minuti a sua disposizione come avviene questa, questa, questa analisi del proprio DNA e quello che sta dietro a queste compagnie, di cui parleremo naturalmente poi successivamente. Allora Sergio, vado. a te. Allora. Buon, buonasera a tutti, grazie agli organizzatori, a Mauro che mi ha invitato, sono sempre contento di venire qui a, a Trieste e eh, partiamo subito, siccome il tempo stringe, questo, questo timer mi innervosisce anche, ho 9 minuti e 45 adesso, eh, facciamo subito un test genetico per vedere, test per saggiare un po' le conoscenze, le vostre conoscenze della materia, è un test importante, lo conosce, conoscerà anche Gasparini, perché è quello che quando io ho fatto il dottorato mi hanno sottoposto per darmi la patente di genetista, ed eccolo. Questo è il test. Eh, quindi, in questa simpatica famiglia, bisogna indovinare chi è il, il padre biologico. Eh, qualcuno ha qualche suggerimento? L'idraulico di solito va per la maggiore effettivamente perché c'è una certa somiglianza. Ecco, avete appena fatto un esperimento di genetica. Io che sono un genetista non guardo la somiglianza, devo andare a vedere il DNA. Il fatto che due individui si somiglino anche molto non, non mi dice niente. Devo andare a vedere il DNA per sapere davvero se c'è una parentela. Però voi avete fatto lo stesso un, un esercizio di genetica usando non le conoscenze che sono nei libri o quelle che sono nei laboratori, ma quelle che sono dentro la vostra testa. Cioè sappiamo tutti... Eh, siamo abituati no? a, a pensare dall'alba dei tempi che i padri e i figli si somigliano, i fratelli si somigliano, i parenti, bene o male, hanno qualcosa in comune. Questa è la genetica che sta dentro la nostra testa, se mi perdonate il gioco di parole, un pochino il DNA, un concetto di DNA, anche prima di quel famoso articolo del 1953 di Watson e Crick, ce l'avevamo tutti nella testa. Eh, si tratta di capire cosa è vero rispetto al DNA che, o alla genetica che noi pensiamo eh, a livello sociale, cosa è vero e cosa è falso, cosa è uguale, cosa è diverso rispetto a quello che invece possiamo toccare con mano come genetisti. Qui c'è eh, un qualcosa che si è spostato... Time out! Si è spostato qualcosa, adesso cerchiamo di rimetterlo a posto. Ok. Eh, vi faccio vedere questo filmato velocissimo perché ci racconta che cosa è diventata oggi la genetica. I'm mailing my spit to California. why would somebody mail their spit to california you know that's kind of weird maybe she's just some weird internet creepy person so for my materialism day gift my parents are paying for me to get my dna analyzed so in a few weeks they're gonna get back to me and i get to read my dna it'll be online and it's sort of this social networking dna thing and because i'm basically a huge nerd i think this is the coolest thing in the entire universe this is basically one of the coolest gifts i've ever gotten way cooler than the bike that i was gonna ask for instead of this Ecco, voi vi aspettavate magari che io venissi qui a raccontarvi di DNA e quindi di malattie, e quindi di ricerca eh, di cose che si fanno in laboratorio con il camice bianco, e invece io vi ho fatto vedere un video preso da YouTube di una ragazzina che avrà 16 o 17 anni che, fa, che racconta una cosa che eh, anch'io non mi aspettavo. Questa cosa l'ho trovata mentre facevo le ricerche per il mio libro e poi ne ho parlato nel libro. e Io non mi aspettavo assolutamente di trovare queste cose in rete. C'è gente oggi che appunto può andare in rete una ragazzina eh, eh, e eh, raccontare, fare un test del suo DNA e raccontare i risultati online. Poi ha fatto tutta una serie di video dove racconta, se volete andateli a vedere, dove racconta proprio tutti i risultati. Qual è la cosa importante? Che vedete, il DNA è uscito dai laboratori, non è più qualcosa che sta dentro gli ospedali, dentro i laboratori di ricerca in mano ai camici bianchi, ma è qualcosa che una ragazzina di eh, una teenager maneggia e comunque eh, racconta. Um, Un'altra cosa importante è che non parliamo più di pazienti, è evidente, questa ragazzina, a parte il colore dei capelli, non ha niente di, di anormale. È una persona sana che non è andata a guardare il suo DNA perché ha una malattia in famiglia o perché, eh, o perché vuole farsi una diagnosi di una malattia, ma spinta da una molla inesauribile che è la nostra curiosità. E vedete che quindi qualcosa, qualcosa è cambiato. Um, io ho scritto un libro che si intitola appunto Il DNA contro Facebook, quando è uscito il libro tutti mi dicevano, beh è simpatico, un titolo divertente, qualcuno mi ha detto addirittura che è stato messo nel reparto fantascienza in alcune, in alcune librerie. Ecco, pochi giorni fa, ma davvero 10-15 giorni fa, Facebook negli Stati Uniti ha aperto questa applicazione che vedete, che è... Eh, il, Facebook, il, il, il DNA incontra Facebook se vogliamo si chiama jeans for good eh, si può mandare un campione di saliva a Facebook o a una, diciamo, un, una cosa che è legata a Facebook e attraverso il tuo profilo di Facebook eh, condividere e usare i tuoi dati del DNA cosa, cosa ho fatto invece io e, e cosa ha fatto anche questa ragazzina che avete visto ho acquistato un kit su internet al prezzo di 99 dollari da un'azienda, lo dico perché è famosa, la conosco tu, nell'ambiente si chiama 23andme, che sta in California, a cui io ho, mandato, ho pagato 99 dollari con la carta di credito, mi arriva a casa questo kit per posta, devo semplicemente sputare in un provettone e rispedire il kit, dopo pochi giorni mi arriva un'email che mi dice, caro Sergio, con la tua password vai a vedere i risultati del tuo profilo genetico sul sito. Ed è quello che faccio, quello che racconto nel libro è il mio personale viaggio all'interno del mio DNA. La prima cosa che pensavo di trovare di nuovo erano le malattie, e invece che cosa trovo? Trovo un social network. Questa applicazione, questo è un risultato, è una paginata del mio profilo genetico. Si chiama Relative Finder, che in italiano vuol dire trova parenti, e fa quello che dice il nome. cioè... Identifica attraverso il confronto dei, del mio DNA con quello di tutti gli altri clienti del database i parenti vicini o lontani che io ho in giro per il mondo. Io ho oscurato alcuni di questi profili, però vedete che un po è un Facebook, è un Facebook del mio DNA, è un social network dove ci sono profili di persone vere, a volte con il nome e cognome, a volte con la foto, dove mi dice il grado di parentela e dove io sono entrato in contatto virtualmente proprio come si fa in facebook con alcune di queste persone è un gioco per me non ho trovato nessuna sorpresa particolare se non ormai 7 800 lontani cugini in giro per il mondo di lontani cugini ne abbiamo tutti perché alla fine siamo tutti parenti però eh, le sorprese ci possono essere perché ad esempio eh, perché, ad esempio, vedete, questa è la storia in cima, in alto, vedete la storia di Greta e Stacy, due sorelle che non sapevano di essere sorelle, si sono incontrate attraverso questo social network, e il New York Times sotto ci informa che sempre più ragazzini che sono stati adottati utilizzano questi strumenti, mandando il loro DNA nel social network, con la speranza di pescare, attraverso il confronto del, del DNA, i loro pari. Biologici che si vedono arrivare un'email con un profilo di un ragazzino sorridente che dice: Papà, ti voglio conoscere. Eh, quindi, vedete che ci sono delle, diciamo, delle, delle cose che non ci aspettavamo. Un'altra cosa ve la faccio vedere brevemente mentre faccio vedere tonight, il the answer to the burning question Who is Blacker? Charles Barkley is 75% African. Take that, Snoop Dogg. And tonight Snoop Dogg gets his DNA test result. The main event starts now. Yeah. So I know you think you're blacker than Barkley. Everybody thinks that you are. Everybody. Right? I think they do. <laughs> All week. So we sent the sample of your DNA to the DNA diagnostic center in Cincinnati, and I have your results, Snoop. Are you ready? I'm ready. I'm also ready. Snoop Dogg, you are zero percent East Asian. <laughs> Wait a minute! I don't got no Asian in me. I'm yeah. like Chinese food. Snoop, you are 23% Native American. That's, that's, that's pretty big. That's, that's real big. big. It right. only leaves 77% left. You are 6% European. Well, so, what does that mean? Hang on. <laughs> the moment we've all been waiting for. Charles Barkley is 75% Sub Saharan African, aka black. <laughs> Drum roll, please. Snoop Dogg, you are 71% Sub Saharan African. <laughs> oh my God, Snoop. Charles Barkley is He's blacker black than, you than you are. Oh no. Charles Barkley got your ass by 4%. Oh no. I'm wanna feel like George Bush right now. We got to have a reboot. This ain't right. <laughs> this ain't right. Allora vado, vado a chiudere che è scaduto il mio tempo, ma ecco anche qui questa è una trasmissione, avete visto una trasmissione televisiva eh, americana dove il, il format il divertimento è quello di chiamare personaggi eh, famosi, in questo caso Snoop Dogg, un famoso rapper, eh, e giocare con il loro DNA. Ce ne sono tanti di questi esempi. E eh, questo è eh, uno dei risultati della mia pagella genetica. A proposito di identità, di definizione di identità, dove questi a sinistra più scuri, più scuri, ovviamente è un colore come dire, un codice che dà il computer, sono i miei cromosomi colorati a seconda della provenienza geografica. Eh, I miei cromosomi provengono quasi tutti, dalla diciamo sono di provenienza europea, tranne un paio di, di tratti mh, più chiari che sono di origine africana e mia mamma, mio papà, un po' si è preoccupato. Poi, <ride> poi se, volete, se volete vi spiego anche. Eh, vi spiego anche invece perché tutti noi abbiamo un po' di DNA africano nei cromosomi, e quelli potrebbero essere tranquillamente i cromosomi di Snoop Dogg, perché sono i cromosomi di, un vero, di una vera persona afroamericana. Eh, questa la salto, poi se volete ne parliamo dopo. Era solo un mio identikit... Eh, Era solo un mio identikit eh, genetico, che, ricavato a partire dal mio DNA. Ho chiesto a una illustratrice di... Eh, a partire dalla, dal mio profilo genetico di fare un identikit senza vedere come ero fatto e vedete che molti, alcune cose eh, le azzecca il mio profilo genetico, alcune cose no, quindi se il mio DNA venisse ritrovato qui da un investigatore Diverse cose su di me si potrebbero capire, ma altre, che, se, che a noi sembrano molto semplici, tra l'altro, come per esempio il colore dei capelli o l'altezza, sarebbero molto complicate da, da ricavare dal nostro DNA perché sono tratti complessi e difficili da, da indovinare guardando semplicemente il DNA. Eh, chiudo facendovi vedere, eh, dando quindi... Eh, il, il là alla discussione successiva, eh, invece, quello che davvero uno si aspetta o si aspettava da una pagella genetica del genere, e cioè qualcosa che riguarda la salute. In questa schermata eh, io mi ritrovo una lista di farmaci eh, con la mia probabile risposta basata sullo studio del mio DNA, sull'analisi del mio DNA. È una cosa seria che, che mi dà indicazioni comunque utili se avessi bisogno di questi farmaci e la farmacogenomica è una scienza su cui si investe molto oggi e questa invece è molto più controversa ed è una pagella dove io vedo il rischio futuro di una serie di malattie comuni e quindi multifattoriali che non dipendono solo dal DNA ma anche dall'ambiente e quindi vedete una percentuale di rischio espressa rispetto alla media, più alto o più bassa rispetto alla media, eh, che io di, diciamo di stima di rischio per queste malattie basandosi sul mio DNA e su questo credo che ci sarà eh, insomma un po' di carne sul fuoco per discutere. Mi fermo qui, questi sono i miei eh, recapiti, se volete comunicare con me mi fa piacere grazie a tutti ok sergio poi alcune informazioni ci hanno un lucchetto per così dire no? sì. di questo parleremo dopo perché uno può anche non voler sapere naturalmente certe cose perché il sapere può essere importante fondamentale per certe Parliamo di malattie naturalmente, eh, in modo da cambiare i propri stili di vita, ma eh, uno ha anche la libertà di non sapere, di non voler sapere certe cose molto delicate, predisposizione all'Alzheimer, tanto per dirne una. E su questo c'è un lucchetto dove uno sceglie se guardare o non guardare. Credo che tu non hai guardato. Vero Io non sì? ho guardato. Eh, mentre mentre sì. Gasperi si prepara, è, è utile sapere perché c'è un lucchetto proprio in quelle malattie. Sono malattie, eh, il rischio per Alzheimer sì. e Parkinson, sono due Malattie per cui esistono delle varianti genetiche che sono rare nella popolazione che però eh, possono predisporre ad avere questa malattia anche di fino al 70% di possibilità, quindi è un rischio significativo. Perché allora non vado a vederle? Perché il problema è che anche se lo so non c'è niente che io posso fare. Per, eh, dal punto di vista medico in realtà non esiste prevenzione per l'ASA, oggi purtroppo pochissimo. E quindi è chiaro che il giorno che esisterà un modo eh, insomma. Efficace per, per correre i ripari, io la prima cosa che faccio è ad aprire questo lucchetto. Se vuoi saperlo, la metà delle persone statisticamente lo apre eh. e la metà non lo fa. Allora, così abbiamo dato l'imbeccato un pochino anche a Paolo Gasparini perché, che invece tratterà naturalmente in particolare delle malattie legate ai test genetici e quindi sentiamo un po' che cosa ne viene fuori e non so se già Gasparini parlerà del caso di Angelina Jolie che è un caso emblematico ma ne parleremo in sede di discussione subito dopo naturalmente. Bene, anch'io voglio ringraziare gli organizzatori, in particolare Mauro, che mi ha dato l'occasione di avere un break dal, dal, caldi, dal caldo poco temperato e molto soffocante del Qatar in queste settimane. Eh, io cercherò di darvi un'idea di quello che è, eh, può fare oggi la genetica un po' sulla scia di quello che vi ha già detto Sergio. Cioè, il, futuro della, il nostro futuro, uh, il futuro subito dei nostri figli, è quello di avere una medicina personalizzata. In questa medicina personalizzata, chiaramente la genetica gioca e giocherà un ruolo fondamentale sia nella diagnosi attraverso appunto, una serie di test genetici, la caratterizzazione di gruppi di individui che sono a rischio o più, maggiore o minore a rischio per patologie varie, attraverso una terapia personalizzata che si baserà in gran parte sulle conoscenze genetiche e, compresa estendendole in maniera più ampia, anche a una dieta, a uno stile di vita eh, personalizzato. Eh, è importante distinguere, per poi evitare di fare confusioni, che i test genetici si applicano a due grandi capitoli eh, di situazioni eh, diverse. Uno sono le malattie mendeliane o malattie monogeniche, cioè sono le malattie dove quando uno ha una mutazione o ne ha doppia dose a seconda di come il livello di trasmissione sviluppa al 100% la malattia. Queste malattie sono rarissime, ricordiamone alcune, l'anemia mediterranea, la talassemia, la fibosicistica, la distrofia di Duchenne e via dicendo. Queste sono, per fortuna, sono rare, per non dire in alcuni casi rarissime, e, ma se ne contano più di 5.000. In questo caso si parla di test genetici diagnostici, o come vi ho detto prima, ho la mutazione sviluppo al 100% la patologia, a parte rare eccezioni. La situazione invece è diversa ed è il campo in parte già affrontato da Sergio, è quello delle malattie multifattoriali o malattie complesse o dei tratti quantitativi, perché lì ci sono una serie di fattori genetici che predispongono alla patologia, una serie di fattori genetici che proteggono dalla malattia e una serie di fattori ambientali e questi tre fattori insieme Interagiscono in maniera che a oggi è ancora, nella stragrande maggioranza dei casi, assolutamente ignota, ma portano a far sì che uno sviluppi o meno, ad esempio, un osteoporosi, un infarto del miocardio eh, o, come già accennato, eh, una situazione tipo il tumore eh, della mammella, in questo caso specifico da mutazioni nel gene BRCA1. Ovviamente, qui il quadro è completamente diverso. Si danno fattori di rischio, si identificano delle percentuali. Le malattie sono decisamente minori in termini numerici, ma sono quelle che affliggono in grande parte eh, il, gli esseri umani: ipertensione, di, osteoporosi, eh, diabete, infarto miocardio, tutte le patologie tiroidee, gran parte delle patologie psichiatriche e via dicendo. Malattie tromboemboliche. Questo è un esempio molto didattico di come funzioni una malattia complessa è una malattia nota a tutti è l'osteoporosi che colpisce prevalentemente le donne dopo i 50 anni diciamo dopo la menopausa ma può colpire anche i maschi, allora sostanzialmente che cosa c'è? Noi partiamo tutti con una, quello che è scritto qui background, la genetica la massa ossea che è geneticamente determinata alla nostra nascita ed è quella con cui che viene definita dai nostri geni. Bene, su quella base ci sono dei fattori che intervengono, per esempio l'esercizio fisico. L'esercizio fisico non fa altro che favorire la deposizione di osso. Quindi è chiaro, qui stiamo parlando di un evidente fattore ambientale, c'è cioè chi fa esercizio fisico e chi non lo fa assolutamente, di conseguenza un fattore esterno ambientale che va a interagire con fattori genetici. Ci sono altri fattori sempre esterni, quali l'alimentazione, la, la, la dieta ad esempio la quantità di calcio che viene introdotta attraverso l'alimentazione. In questo caso c'è un doppio aspetto, un aspetto chiaramente ambientale, quanto calcio introduciamo, ma anche una componente genetica, e cioè quanto calcio assorbiamo e quindi quanto calcio i nostri geni sono in qualche modo uh, uh, programmati ad assorbire. E infine ci sono gli ormoni che giocano un ruolo altrettanto importante e anche qui... Ci sono una quota di ormoni che vengono ingeriti eh, per, attraverso l'alimentazione o, o ormoni che vengono prodotti dai propri geni e i recettori che sono in grado di eh, interagire con gli ormoni stessi. Quindi vedete un quadro estremamente complesso in cui fattori ambientali, fattori genetici di tutti i tipi interagiscono tra di loro a far sì che uno sviluppi o meno la eh, osteoporosi oppure uno la sviluppa a 50 anni in forma grave e uno a 70 anni in forma lieve. Questo l'ha già accennato Sergio, è uno dei capitoli più affascinanti perché oggi come oggi una quota significativa di noi non risponde in maniera appropriata ai farmaci e una quota ancora più significativa addirittura a reazioni avverse ai farmaci. In moltissimi casi, questo è legato a uh, fattori genetici, cioè alla presenza di varianti in geni che metabolizzano quei farmaci. Per cui, se io sono predisposto a un metabolismo uh, rapido, il farmaco in qualche maniera lo elimino, se sono predisposto ad avere un metabolismo lento, rischio di avere il farmaco. Per tempo più uh, prolungato e a seconda dei tipi di fama ci possono avere degli effetti collaterali anche di tipo letale. Uh, geni e stile di vita. Per esempio, questo è un esempio: il fumo. Uh, premesso che non bisogna fumare, ma detto questo, uh, ci sono varianti in uh, geni come i recettori per la nicotina che fanno sì che soggetti che hanno un certo tipo di assetto genetico abbiano una uh, diciamo maggiore difficoltà a ah, eh, interrompere un'eventuale abitudine di fumo, soprattutto se fumano più di, mediamente più di 10 sigarette al giorno. <ride> Geni e stile di vita, attività fisiche. Uh, attività fisica, uh, di nuovo, uh, tutti noi siamo stati in qualche maniera programmati e selezionati per fare due cose dal punto di vista dell'attività fisica, camminare a lungo e correre mediamente sulle lunghe distanze per cercarci il cibo. E eh, questo è, è in qualche maniera segnato nei nostri geni. Ci sono delle differenze negli assetti genetici tra chi va molto veloce, quindi chi fa un esercizio aerobico o chi invece fa una maratona. Eh, sono cose che sono state viste e testate per esempio in tutti gli atleti o moltissimi atleti che eh, rientrano tra gli atleti che hanno partecipato o partecipano alle Olimpiadi. Anche in questo non è che per forza di cose la genetica determina categorie strette perché ovviamente su queste c'è di nuovo sopra l'alimentazione, ci sono eh, l'allenamento, ci sono altre caratteristiche, ci sono anche comprese le differenze eh, di sesso. C'è tutto un mondo che è parallelo a quello che vi ha presentato Sergio di test genetici che sono disponibili su internet e che riguardano proprio l'attività fisica e la capacità di diventare un atleta eh, top. Geni e gusto, eh, in parte già accennato eh, anche dal nostro eh, moderatore, anche qui. Uh, ci sono delle differenze che caratterizzano ognuno di noi nella capacità di percepire l'amaro, ma anche di capacità di percepire il salato, il dolce e queste sono tutte dovute a mutazioni uh, nei recettori uh, in una serie di geni che hanno a che fare con la capacità di percepire. E questo perché? Questo perché era necessario differenziarci in qualche maniera. Pensate per esempio all'amaro, l'amaro uh, è tipico delle sostanze uh, potenzialmente tossiche e velenose, di conseguenza uh, avere una capacità forte di percepire l'amaro Significa in qualche maniera essere più protetti eh, rispetto a queste sostanze. Quindi l'ambiente eh, ha plasmato intere popolazioni. Basti pensare che in in, per esempio pensate, in India la percentuale di quelli che eh, accettano il piccante che poi è collegata con quelli che eh, percepiscono l'amaro in maniera molto debole, supera più del 50% della popolazione. Per cui oggi lo sappiamo e ci spieghiamo perché in India la cucina è particolarmente speziata e piccante. Quindi, non solo per una componente culturale di in qualche maniera preservare i cibi con quelle caratteristiche, ma anche perché loro erano geneticamente de determinati ad accettare quel tipo di eh, piccantezza. Eh, quello che è, deriva e eh, che è stata poi la svolta, che in parte segue, ma che ha reso ancora più disponibile un passo successivo rispetto a quello che vi ha detto Sergio, è il fatto che oggi è possibile sequenziare un intero genoma con poche centinaia di dollari diciamo un migliaio di dollari se ha l'intero sequenziamento del proprio genoma e, e, e questo ovviamente apre eh, campi di, di, di analisi in, in, eh, <coughs> impensabili qui non ci siamo messi d'accordo né, né, né siamo sponsorizzati dalla 23andMe ma è perché è stata la prima, sostanzialmente, che ha deciso di entrare sul mercato. Oggi se cliccate su internet e digitate test genetici eh, online, ne vengono fuori di tutti i tipi e, 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 e di tutti i colori, e, di, e, e presenti in tutti i paesi. E, e quindi chiudo poi sostanzialmente proprio per, per dire che dall'insieme di tutte queste cose, soprattutto con le nuove tecnologie che permettono di sequenziare L'intera porzione del genoma, non solo la parte codificante, quindi quella che determina la funzione dei geni, ma anche tutta quell'altra parte di cui ancora molto poco sappiamo, oggi chiaramente siamo arrivati a un punto per cui il grosso del problema, la cosa estremamente affascinante, è la gestione, la condivisione, la protezione rispetto a tutta questa serie di informazioni, eh, che sono però e saranno la base fondamentale per tornare a quello che vedete con la prima diapositiva, cioè per arrivare a fare una diagnosi personalizzata, arrivare a fare una terapia personalizzata attraverso la farmacogenetica ma anche lo sviluppo di farmaci specifici per gruppi di individui che hanno certe caratteristiche genetiche e uno stile di vita, una dieta personalizzata che non significa dimagrire ma mangiare quello che meglio eh, si caratterizza per quello che è il nostro eh, profilo eh, genetico. Grazie. Gasparini preciso al secondo, eh, ho notato. Quando è scattato 0000 tu è finito. Svizzera. Allora, ehm, affrontiamo un pochino più a fondo il problema, eh, il problema delle malattie e di questi test genetici. Eh, ne hai parlato tu, Sergio ci ha raccontato anche in modo brillante quelle che sono, eh, come funzionano, un pochino anche avendoli sperimentati di persona. Però secondo te questa democratizzazione per così dire, nella uh, possibilità di analizzare il proprio DNA. Aspetti certamente positivi, però potenzialmente anche delicati, anche negativi. Uh, è necessario sempre l'aiuto di un genetista e qualche volta anche di uno psicologo per affrontare i risultati di un test genetico? Allora, eh, dipende sempre qual è l'obiettivo. Uh, se l'obiettivo è quello di analizzare il primo capitolo, cioè le malattie genetiche e quindi andare a identificare anche i portatori. Tutti noi siamo portatori di almeno 20-25, non so quanto sono arrivati a fare i calcoli, uh, mutazioni uh, per malattie genetiche che però non, non si manifestano in noi perché ne abbiamo solo un gene alterato, bisogna averne due copie alterate. Si manifestano quando troviamo per sfortuna un, un, un compagno o una compagna che anche lui ha la stessa. Uh, identico problema. Quindi due alleli. Come quindi due alleli alterati. E quindi è chiaro che uh, la, la disponibilità di queste informazioni a scopo diagnostico uh, ovviamente apre, diciamo, finora il grosso della gestione è stata fatta nei consultori genetici, negli ospedali, dove deve essere rigorosamente fatta. Uh, andare a identificare i portatori nella popolazione generale sicuramente apre tutta una serie di problematiche. Sia nella gestione di questo tipo di informazioni, ma soprattutto nel ricordare, da parte nel non terrorizzare le persone, perché tutti lo siamo portatori, ma anche nell'avere la concezione che l'essere portatore non solo non è una patologia, ma è un qualcosa che dovremmo ricordarci spesso molto più tardi nell'epoca nell di vita, quando dovremmo riprodurci. Diverso è la gestione di tutte quelle informazioni per il secondo capitolo di malattie multifattoriali eh, dove si va a fare calcolo di rischio. Eh, lì la cosa è completamente diversa perché la quantità, le, le, le informazioni oggi disponibili non sono eh, precise e quindi qualsiasi tipo di conclusione che si trae non è corretto al 100%. E quindi malattie cardiovascolari ad Ma... esempio, diabete, eh, quindi malattie metaboliche e eh, quindi anche malattie... Disturbi di natura psichiatrica. Anche. Assolutamente. Nel, nel, nel pannello di Sergio mi, 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 mi divertivo, lui è a rischio per alcune eh, patologie multifattoriali e gli hanno dato un valore di rischio che è assolutamente mh, non corretto dal punto di vista medico, perché eh, è basato su una serie di informazioni che sono oggi disponibili, che sono assolutamente parziali, e che poi dovranno anche essere mediate dal eh, suo stile di vita, certo. e in questo devo dire che. Assolutamente non esiste classe medica preparata a gestire questo tipo di informazioni, cioè a gestire, e le scuole di medicina non lo stanno facendo. cioè a gestire la, la, la capacità di combinare informazioni genetiche con eh, informazioni cliniche, con eh, in qualche maniera dati di tipo epidemiologico e, e rischio. Cioè non c'è una preparazione sufficiente in Italia, dici questo, o anche in altri paesi? È, è un pro problema generale. È, è un problema generale. Uh, in Italia è un problema molto molto evidente perché ne, no, non fa parte neanche degli insegnamenti della, della, de, per gli studenti di medicina, um, tumori. Uh, il 5-10% dei tumori ha una base genetica. Um, in che misura i test genetici possono uh, aiutarci a capire il nostro il rischio che possiamo correre per certi tumori specifici e e poi parliamo un attimo del caso di Angelina Jolie perché è arrivato sui giornali perché è un caso mediatico oltre che medico oltre che eh, così, di, di salute. Ecco. Uh, tumori e, eh, e test genetici. E I test genetici diagnostici per i tumori valgono solo per quella percentuale eh, ridotta che hai menzionato del 4-5% di tutti i tumori. È un esempio evidente, e che poi è. Le, le, gli altri le, tumori invece sono dovuti ad altre immunità. sono dovuti a, a, a mutazioni spesso genetiche, ma eh, somatiche, non ereditarie che si accumulano cioè. e, e non, non, in qualche maniera non predicibili, cioè. non, non si possono assolutamente predire. Il fumo, l'ambiente, la dieta, l'inquinamento e compagnia. Assolutamente. Bella. Nel caso specifico, eh, il, il tumore della mammella è un esempio chiarissimo, una quota del. 4-5% dei tumori della mammella dovuti a mutazioni in due geni, o BRCA1 o BRCA2, sono ereditari. Ma sono ereditari con un meccanismo un po' particolare, nel senso che la trasmissione è ereditaria, quindi viene trasmessa da, 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 dai genitori ai figli. Ma l'espressione non è al 100%. Cioè non si, il, eh, cerchiamo di spiegare, se uno eredita una mutazione da una, a una mamma che ha avuto un tumore della mammella. Che aveva una sorella che aveva un tumore alla mammella, che aveva la nonna col tumore alla mammella, quindi è molto probabilmente ereditaria. Fa il test e viene positivo a BRC1. La figlia risulta positiva, non ha la certezza al 100% di sviluppare la malattia. Perché la certezza, ma ha un fattore di rischio che è collegato all'età, e di conseguenza eh, apre il capitolo importante di che cosa fare e cosa non fare, perché se uno ha la certezza. Ha una strada che in qualche maniera è in qualche maniera già ben chiara. Se non ha la certezza, uh, può fare due cose nel caso specifico del tumore della mella. Da una parte è sottoporsi a continui eh, controlli, che sono anche in molti casi efficaci, anche se non uh, certi al 100%, o qualcosa può sempre sfuggire, o in alternativa fare come ha fatto uh, Angiolina Giolì: e cioè eseguire una uh, mastectomia bilaterale. Eh, con le conseguenze che questo ovviamente comporta certo. e due anni dopo anche l'asportazione dell'utero e, e, e anche l'asportazione dell'utero ecco nel suo caso lei aveva la nonna la madre e la zia morte per tumore al seno con probabilità altissima quindi che la cosa si ripresentasse su di lei lei ha detto sapere, conoscere e potere io voglio vedere i miei figli crescere decido per la mastectomia e per l'asportazione dell'utero nell'arco di due o tre anni. Um, una scelta coraggiosa, forse dovuta anche al fatto, alla, alla, qualcuno dice anche una forma di esibizionismo mediatico da parte di un personaggio pubblico, mm. però una scelta anche consapevole e, e che non, certamente non facile da affrontare. Um, nel suo caso um, i medici, uh, un genetista in particolare, possono intervenire con dei suggerimenti, cioè ad esempio se tu ti fossi trovato davanti un caso come quello di Angelina Giolì, avresti dato un suggerimento per, eh, per, per in questo senso? La, o avresti la, lasciato totale libertà alla persona? No, la, la consulenza genetica non può mai essere direttiva, quindi non si può dire a una persona cosa deve e cosa non deve fare, però la consulenza genetica deve essere informativa e dare tutte le possibili informazioni e tutte le possibili opzioni. Eh, noi abbiamo fatto e qualche volta facciamo ancora consulenze per BRCA1 e BRCA2. In genere sono consulenze multidisciplinari in cui accanto al genetista c'è il ginecologo. Oppure in tempi rapidi, ci sono poi gli psicologi e i chirurghi. E alla fine del percorso, eh, la donna, in alcuni casi anche la coppia, sono perfettamente a conoscenza di tutto quello che è eh, fattibile. Eh, e In quest'ottica, io non credo che lei abbia fatto. Uh, ha fatto un'operazione mediatica, lei penso che abbia aiutato moltissime persone a prendere una decisione consapevole perché eh, decidere di fare ammastectopia diatari è una cosa assolutamente pesante e aver visto che una persona come lei ha fatto questo percorso sicuramente ha aiutato molte altre a decidere nello stesso tipo di strategia, tra virgolette, terapeutica. Insomma. Tra l'altro questi geni che hai citato, BRCA1 e BRCA2, sono molto particolari perché in condizioni normale bloccano la, lo sviluppo del tumore, no? sono dei, dei, dei stabilizzatori del DNA per così dire. Quando mutano invece lasciano aperta la possibilità Aperto. che si sviluppi il tumore e nel caso del, del tumore al seno mi pare l'87% dei casi di mutazioni del BRCA1 e 2 porta a un, effettivamente a un tumore del seno, quindi altissima sì. probabilità. È molto alta, caso. dipende dall'età comunque, sì. collegata con l'età. La conoscenza è potere, ha detto Angelina Jolie. Eh, come la interpreti tu una frase del genere Beh, con la tua esperienza un po' di test genetici, anche se non in modo così drammatico. Ma io diciamo sulla parte genetica non posso che essere d'accordo co con Paolo. Eh, sulla percezione pubblica di questa di questa vicenda credo che ci sia molto da riflettere ed è bello e interessante. Eh, Angelina Jolie ha fatto una cosa molto intelligente. Eh, ha, ha fatto una scelta consapevole consigliata da esperti e quant'altro ha deciso lei perché gli esperti non possono dirti cosa devi fare l'ha raccontato ha scritto o credo più probabilmente ha fatto scrivere a un ghostwriter sulle pagine del New York Times una rivista importante, sapeva, che, sapeva benissimo che quello che, che lei avrebbe raccontato avrebbe avuto un grosso impatto e quindi l'ha fatto con grande, con grande attenzione. Eh, io mi occupo da diversi anni di comunicazione della genetica e devo dire che è difficile raggiungere eh, un livello di chiarezza e precisione eh, e umanità tutti insieme come è stato raggiunto in questi due articoli di Angelina Jolie. È chiaro, si tratta di un personaggio su cui che, che, che qualsiasi cosa dice, qualsiasi cosa fa, eh, ha davvero un impatto globale. Quindi ha sentito probabilmente la responsabilità di questo. Sono d'accordissimo che quello che ha raccontato ha aiutato eh, moltissime, e spero che ne aiuterà, moltissime persone a eh, se non altro a riflettere sulla cosa. Quello che mi colpisce invece, nella percezione pubblica di questa vicenda, che alla fine è una, è una storia bella, cioè stiamo parlando di una persona che. Poteva andare a letto tutte le sere e svegliarsi la mattina eh, con la paura di dover morire di un tumore gravissimo, come era successo alle persone care che conosceva, e ci ritroviamo con una persona che invece ha dovuto fare una scelta difficile, dura, per carità, eh, importante, e però oggi si può svegliare la mattina sapendo che di quel tumore lì non muore, magari morirà di qualcos'altro ma di quella, quella spada di Damocle l'ha disinnescata, aveva una bomba nel suo DNA questa persona una bomba che non era sicuro che scoppiasse, che però insomma le eh, probabilità erano molto elevate era una probabilità molto elevata e allora mi, mi colpisce diciamo, eh, percepire spesso nel pubblico eh, una Quasi una repulsione verso questo tipo di scelte, è, un po', è una paura un po' giustificata, nel senso stiamo parlando di una persona che ha subito un'automutilazione ed è chiaro che nella percezione pubblica tutti noi siamo tentati e portati a, a rifiutare psicologicamente questa cosa e a guardarla con orrore. Ma eh, eh, quando sento qualcuno, e purtroppo anche nella stampa, la televisione si è sentito dire, ma questa persona cosa gli prende in testa si, di, eh, soltanto per farsi vedere dagli altri, per, far, per fare eh, circolare di più il suo nome, se ha fatto una cosa del genere, si è automutilata e le è andato anche a raccontare, io non lo farei mai. Allora dobbiamo decidere cosa vogliamo dalla scienza e dalla ricerca e dalla genetica. Eh, sempre di più la scienza, la medicina, ma soprattutto la genetica ci, daranno, ci darà delle opzioni, non delle soluzioni. Non delle certezze. Non delle certezze e non delle soluzioni pronte, quindi noi dobbiamo abituarci a questo modo di fare e a pensare che sempre più spesso saremo noi a dover fare delle scelte anche difficili, e quindi questo è cioè, questo concetto dell'empowerment che è molto forte, specialmente nella cultura statunitense, della possibilità di prendere in mano il proprio destino. Ebbene, Angelina Giulia, secondo me, è una persona che con una scelta dura, difficile, ha preso in mano il proprio destino. E chiudo dicendo che si Qualcuno ha anche suggerito, eh, come dire, con grande eh, paura e grande orrore che adesso ci sarà l'effetto Angelina Jolie e che tutte le donne andranno dal loro medico a chiedere eh, l'esame genetico del DNA o addirittura la mammografia anche se non ne hanno bisogno. Va bene, eh, non è che direttamente vanno in sala operatoria e si asportano una mammella da, sola, da sole, andranno da un medico, quindi, voglio dire. Speriamo che ci sia un filtro di un medico o di uno specialista, di un chirurgo, di un esperto di un tumore al seno che le possa consigliare. Io preferisco che ci siano 100 donne in più che vanno a farsi un esame. Io ho delle amiche, conosco delle persone che avevano in famiglia una predisposizione genetica e non lo sapevano e ne hanno subito gravi conseguenze. Quindi preferisco personalmente che ci siano 1000 donne in più che vanno a farsi un test genetico. E magari scoprono di essere negative piuttosto che il contrario. Morire di ignoranza credo che non sia un'opzione oggi molto, molto seria e praticabile. Questo è un caso singolo personale, però ci sono anche delle comunità dove certi tumori, ad esempio, possono essere individuati e sono particolarmente frequenti. Ad esempio, in certe, nelle donne ebree ashkenazite, anche il tumore al seno mi pare molto frequente perché, evidentemente, c'è una linea genetica. Le donne ashkenazite, ricordo. Gli eschenaziti sono gli ebrei che vengono dall'Europa dall centrale, mentre i sefarditi dalla penisola iberica. Uh, e poi mi dicevi prima che anche eh, a Doha uh, c'è una comunità uh, dove c'è diciamo degli incroci genetici molto uh, familiari uh, e quindi anche certe malattie sono particolarmente diffuse. È una delle ragioni per cui tu vai spesso e andrai ancora più spesso in futuro in questo uh, mega ospedale in, nel Qatar. Sì, beh, una quota delle malattie genetiche si trasmettono come carattere cosiddetto recessivo. I due genitori sono portatori sani e, e hanno una probabilità nel 25% di avere un figlio o una figlia malata. Queste malattie vengono aumentate in frequenza dalla consanguinità e quindi dai matrimoni tra consanguini. È chiaro quindi che tutte quelle popolazioni che storicamente praticano la consanguinità sono caratterizzate da una maggior frequenza di malattie di questo tipo e quindi presentano una maggior frequenza di fibrosi cistica, di e tutta una serie di malattie anche molto rare trasmesse come carattere recessivo. Non dobbiamo pensare che la consanguinità sia per forza di cose una, un aspetto negativo perché ci sono circa un miliardo di persone sulla Terra che praticano la consanguinità. Però è indubbio che un piccolo aumento percentuale, soprattutto legato a queste patologie, eh, lo dà. Tra qualche minuto eh, c'è naturalmente la possibilità anche per il pubblico intervenire come è abitudine in questi incontri di Science in the City. Volevo però fare un'ultima domanda ancora a Gasparini, per quanto riguarda gli aspetti dell'alimentazione e di certe intolleranze alimentari che possono essere individuate anche attraverso i test genetici, visto il tuo interesse poi per la genetica del gusto di cui appunto abbiamo appena accennato, uh, cioè il caso della celiachia, il caso dell'intolleranza al lattosio. Ecco, questo può essere individuato attraverso i test genetici molto facilmente? Nel caso dell'intolleranza al lattosio sì, perché esiste, una esiste un gene, eh, la, la forma principale di intolleranza al, 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 al latte derivati è dovuta a un deficit di un enzima che si chiama lattasi e c'è una mutazione, quindi in quel caso eh, la relazione è praticamente quasi 100%, o la mutazione, a parte rare eccezioni, ho il deficit di lattasi anche se casomai in forma ancora asintomatica. Uh, e quindi svilupperò il deficit di, di lattasi. Qualche volta in riguarda intere popolazioni, nell'Estremo Oriente ad esempio è molto, è molto diffuso. In Cina e in Giappone rappresentano la maggioranza, sì. e questo è il motivo per cui in Cina e in Giappone la cucina è priva di latte derivato. Certo. Nel caso della celiachia sicuramente la celiachia ha una forte componente genetica, ma uh, non è uh, la sola componente fondamentale. Eh, sicuramente ci sono più fattori genetici, fattori come l'HLA, altri fattori ancora ignoti. Sicuramente c'è la presenza del glutine, dipende i di livelli diversi di concentrazione del glutine e quindi in quel caso il test genetico non è così eh, preciso e accurato. Può aiutare nel contesto di un quadro clinico a fare la diagnosi. Ci sono domande a questo punto? Naturalmente allora c'è un microfono che arriva e a questo punto la domanda... La... Ecco. Prego. Arriveremo a breve a una banca dati neonatale di questo tipo? Una banca dati neonatale? Cioè, praticamente sì. che si faccia il test del DNA appena nati e poi conservarlo in, un, in, in una specie di banca, diciamo. Uh, la risposta è sì. La mia, il mio personale parere è sì. I, i, uno degli altri obiettivi che ha il Qatar è di raggiungere: per fare un esempio, ovviamente ci vogliono delle risorse eh. economiche, ma anche delle risorse strutturali, perché attualmente le sequenze occupano tera di spazio, per cui eh, ce ne vuole, insomma. Terabyte. Terabyte. <ride> e, però il Qatar ha dato come obiettivo il sequenziamento di tutta la popolazione catarina: sono 300.000 persone e Hanno l'obiettivo in 6-7 anni di sequenziare tutti. Io penso che ci metteranno un po' di più. Ma alla fine eh, ci sarà per quella popolazione quello che lei ha detto. Um, probabilmente non so se lo faranno alla nascita, ma prima o poi lo faranno. E prima o poi in un futuro, così come uno oggi fa una serie di esami, farà a mio parere, farà sequenziamento del genoma: costerà talmente poco che sequenza. Sì, mio... Penso perché comunque sia. E alla medicina dello Stato converrà anche questo, no? Perché se noi riusciamo ad evitare determinate malattie che vanno in sequenza e che si possono già prevenire, cioè comunque la sanità dello Stato sarà agevolata in questo, no? Anche se poi se prima ci sarà una spesa, no? Uno Stato previdente dovrebbe utilizzare le strategie di prevenzione in generale siccome in molti casi gli stati non sono previdenti la prevenzione non è una pratica clinica molto utilizzata in generale quindi però sì è corretto penso soprattutto al discorso dei farmaci eh, anche io penso che fra, fra, po fra poco tempo ma parliamo davvero di anni neanche di, neanche di lustri forse 5-6 anni. Ma un, una scansione, una scansione eh, intesa come una lettura veloce del DNA, quindi non tutta la lettura, quella dei 99 dollari. Fra un po' costerà. Bo, niente, quell'applicazione di Facebook la offre gratuitamente in cambio dell'uso dei dati per la ricerca, per esempio. La lettura completa del DNA, quindi tutta la sequenza, oggi costa, mi eh, sembra che il record in in, verso il basso sia 2000, 2.500 eh, dollari, ma fra un po' costerà quanto una radiografia e quindi eh, così come si fanno le ecografie, le radiografie o altro a scopo di screening, il DNA poi tra l'altro è sempre lo stesso, quindi basta farlo una volta eh, per tutta la vita e soprattutto penso all'utilità nel, nella farmacogenomica, cioè nella possibilità di andare davvero dal nostro medico, dal farmacista, addirittura con un chip, con una cosa che possa incrociare i nostri dati genetici con quelli dei farmaci che sempre di più vengono costruiti in base a dei profili genetici e quindi eh, quella secondo me eh, eh, a quello che capisco anche un po' da cronista sarà la prima applicazione più economica anche più importante. Altre domande? Complimenti, avete fatto veramente un'eccellente un relazione. Anche in Olanda mi risulta che c'è una proposta di legge proprio per i neonati. e Credo che il problema veramente utile per tutti sarà, sarebbe quello di vedere proprio la farmacogenetica. Perché ci sono tanti farmaci. In Olanda stesso mi pare ci siano ormai 50 farmaci, che non sono quei pochi che sono stati identificati anche oncologici in Italia, per esempio per noi il Cingo Cile obbligatoriamente facciamo il test genetico perché sappiamo che c'è una mortalità associata al farmaco una volta che uno manca un certo enzima, un gene eccetera eccetera. Ma il vantaggio sarebbe proprio quello per i neonati di vedere se uno è, ha una intolleranza. Una tossicità o un'inefficacia a un farmaco singolo, per cui non è stata approvata ancora la legge, per cui sarà, sarà piuttosto perché c'è tutti i problemi etici che possono venire fuori, però chiaramente è molto importante. Un'altra cosa che volevo sottolineare: ad Aviano, per esempio, eh, abbiamo sempre di più farmaci oncologici, tipo nell'ovaio e nella mammella, in particolare, in cui in base al BRCA1 e BRCA2 è mutato, facciamo dei farmaci o non li facciamo. Questa è una novità assoluta che sta venendo fuori veramente prepotentemente. Cioè quindi, la necessità di fare a tutti i tumori della mammella, a prescindere dalla, dalla, dal loro stato diciamo, di rischio, di fare il test proprio per una questione terapeutica. Questi quelli che hanno un tumore della mammella, ovviamente. Quindi, è una, è una cosa veramente importante. Poi, anche il fatto familiare, concludo. E che eh, nel tempo avremo sempre meno famiglie, per cui il discorso di la nonna, alla zia, alla sorella, eccetera, sarà sempre meno, meno facile da, da attuare, appunto perché ci sono più spesso singoli casi e per cui non c'è la possibilità di sapere se non attraverso un test genetico. Ecco, teniamo conto che anche il tumore della prostata, per esempio, Bob De Niro, eh, anche lui ha fatto questa roba non ha dato la pubblicità di di Angelina Jolie, ma anche lui col papà che aveva avuto un tumore della prostata, ha fatto anche lui tutta la procedura, penso genetica, e, e poi è andato a fare degli, degli interventi. Ecco. Quindi è una cosa che negli Stati Uniti, New England Journal of Medicine, recentemente proprio, ha fatto un editoriale su un, un vari, in cui praticamente la curiosità, il termine giusto della curiosità dei singoli, delle singole persone prevale su diciamo l'opportunità di fare un test sulla base dei fami familiare, ecco. quindi la curiosità, infatti questo denota tutto questo eh, discorso che c'è, proprio la curiosità e alla fine è, è impossibile contrastare la curiosità. Uno degli elementi chiave dei test genetici è il problema della probabilità però, è che la maggior parte della gente forse non ha la percezione di che cosa vuol dire. Avere un tot uh, percentuale di rischio di contrarre una certa malattia. È un problema non facile da, da capire e anche da affrontare. Ne convieni? Eh, per, per, quelli, per quei test che non sono diagnostici, quindi nei quali bisogna dare un calcolo di rischio, la risposta è sì, è molto difficile. A parte che anche alcuni colleghi non hanno idea della, propria, della calcola di proprietà, ma tolto questo, <ride> eh, è, è, è indubbiamente molto difficile calare in una consulenza. Una percentuale di rischio che in alcuni casi poi è ulteriormente mediata da fattori ambientali certo. e che sono assolutamente eh, non, non, insomma, difficilmente monitorabili. E se posso, aggiungo certo. che concordo al 100% quello che diceva il collega, e, e, e posso dire che noi. Avendo, grazie a uno studio che abbiamo fatto in Friuli Venezia Giulia, che si chiama Parco Genetico dei Friuli Venezia Giulia, abbiamo fatto tutto il genoma a, a 1500-1600 persone di sei comunità diverse. E la prima applicazione che abbiamo fatto è siamo andati a vedere eh, quali sono le frequenze di suscettibilità ai farmaci per il carcinoma della mammella, come sono distribuite nella regione, eh, i test, insomma, gli assetti genetici, rispetto ai dati della popolazione di, di, di letteratura. E quello che è venuto fuori è sorprendente perché in alcuni casi. La combinazione additiva di fattori genetici di rischio identifica gruppi di donne in cui quel tipo di farmaco lui dovrà decidere se darglielo o cambiarglielo direttamente perché il 50%, il 60% è, è significativamente a rischio di avere effetti collaterali. Ed è un esempio banale ma di primo livello di quello che vi dicevo, verso la personalizzazione. Che oggi si può fare probabilmente a livello di gruppi, in 5, 6, 7 anni si farà a livello di individui. Non c'è un rischio di un eccesso di una specie di ipocondria genetica a questo punto. Cioè uno pensa poi a questo punto, una volta che c'è tutta una sequenza di percentuali di rischio, di, sviluppa, di sviluppare una specie di paura di fronte a tutto, perché dice, oddio, posso avere il 30% di avere questo, il diabete, il 35% di avere quest'altro, e quindi è un po' di avvelenarsi, avvelenare la propria vita e la vita di chi gli sta vicino? Allora io penso di no se l'informazione viene data correttamente, perché se no uh, saremo tutti ipocondriaci, perché il problema è che il sano geneticamente non esiste <ride> uh, uh, e di conseguenza questo, uh, a mio parere, taglia nel momento in cui saranno tutti sequenziati e ci saranno le informazioni genetiche su tutti. Elimina anche il problema, che è molto sentito, della discriminazione eh, sulla base economica, discriminazioni eh, con le assicurazioni, discriminazioni di gruppi etnici, perché alla fine tutti noi, c'è uno che è a rischio per il tumore della mammella, un altro che è a rischio per il tumore della prostata, un altro a rischio per la schizofrenia, quindi siamo tutti a rischio. Il DNA ci, semplicemente ci apre una finestra sulla nostra conoscenza. Nulla di più, mio parere. Io quindi... posso dire che qualche, qualche genocondriaco l'ho incontrato. Nel, diciamo, nel mio percorso eh, nelle reti, eh, nei social network genomici. Però eh, alla fine erano persone, secondo me, che erano ipocondriaci di per e, stesso, sì, e che invece di andare come si faceva una volta a leggere l'enciclopedia medica eh, eh, vanno su Google oppure adesso hanno un nuovo, un nuovo sistema per essere una nuova scusa per essere ipocondriaci e quindi eh, ci vanno e questa credo cioè ci che... fanno fare il test genetico sì, quindi, sì, una quota di persone una quota di ipocondriaci ci sarà sempre Poi, e quindi sfruttano i nuovi sistemi per assecondare le loro, eh, diciamo, le loro paure eh, dal punto di vista della sanità pubblica emerge forse un problema più economico eh, di, di, diciamo, di politiche sanitarie che è quello che i, diciamo, i, i, i medici chiamano la sovradiagnosi, e cioè il fatto che magari andando a. a Andando a spulciare, a fare screening a tappeto sui nostri geni e con stime di rischio come quelle che avevo io eh, di pochi punti sopra la media, c'è gente che va dal dottore e dice oddio adesso fammi subito la biopsia della prostata perché ho il 20% in più di possibilità di avere un tumore. E c'è gente che l'ha fatto, anche lì eh, il filtro dovrebbe essere quello del medico, cioè tu vai da un medico, non è che la biopsia te la fai da, sola, da solo. Quindi, Secondo me ci vuole molta più consapevolezza e informazione a tutti i livelli, pubblico, eh, operatori eh, sanitari. Diciamo anche che negli Stati Uniti la FDA, cioè l'ente regolatorio dei farmaci, ha vietato questa cosa che io vi ho fatto vedere con 23Me. Adesso per ora è stata vietata, cioè chi adesso va a fare il kit, che compra il kit di 23MI, riceve dei risultati che riguardano i cromosomi colorati, quindi tutta la parte genealogica, la parte dei tratti, quello che ho, fatto, ho chiamato volgarmente dentikit, ma la parte sanitaria, quindi farmaci e predisposizione alle malattie per ora è stata chiusa proprio per ordine tassativo dell'FDA che ha mandato 25 lettere a 23 e miei, alla fine li ha minacciati di mandargli i federali a chiudere tutto e hanno dovuto questo riguarda tutte le compagnie che si occupano questo riguarda genetici. tutte le compagnie allora. ma 23 m è l'unica che è andata un po' avanti per conto suo e non ha risposto alle lettere dell'FDA e quindi maglie le incolse adesso piano piano stanno ridiscutendo e riaprendo uno per uno questi questi risultati partendo appunto dalle malattie monogeniche che sono quelle dove il rischio è più facilmente identificabile. C'è una, una razio secondo me nella decisione dell'FDA di fare questo, oltre che un discorso anche di potere contrattuale di forza eccetera non puoi ignorare una lettera dell'FDA negli Stati Uniti FDA, la Food and Drug Administration, lo sanno ecco. tutti eh, però ecco eh, diciamo hanno cercato di, di soprattutto di evitare il marketing troppo aggressivo io mi ricordo adesso non lo fa più la 23andMe per esempio come altre aziende, beh io ho fatto una collezione quando ho fatto io il test di slogan che erano effettivamente esagerati, cioè Storie vere di persone che dichiarano di essersi salvati la vita grazie a questi test e non era vero perché avevano appunto un rischio del 10% superiore, magari di avere eh, un tumore alla prostata. Ecco. Quindi il marketing aggressivo esagerato non fa bene, almeno quello che ho visto io. La decisione della FDA, forse un po' paternalistica, un po' esagerata, ha avuto se non altro l'effetto di frenare certe esagerazioni. Io credo che con una buona comunicazione e un po' di consapevolezza da parte di tutti questi siano strumenti insostituibili e poi i divieti non funzionano perché adesso se io voglio eh, chiunque può chiedere il kit della, della 23Me, scaricarsi i dati grezzi, quindi il file con i risultati del suo DNA e questo è il tuo DNA, nessuno ti può impedire di leggerlo e poi esistono dei software. Su internet gratis dove tu carichi questo file e, fai, e hai gli stessi risultati che avresti con 23mi, eh, magari spiegati peggio perché a quel punto è una cosa più fai da te. Eh, fra un po' ci saranno le macchinette, le stanno già testando sul campo alcuni genetisti che vanno nelle foreste, ci sono è uscito su Nature, su una rivista scientifica pochi giorni fa, una macchinetta grossa così che si attacca col cavetto USB al computer, dove si deposita il DNA ed è in grado già di leggere dei genomi semplici ancora batteri eccetera, ma fra un po' la macchina per leggere il DNA ce l'avremo in casa e non ci avremo neanche bisogno di mandare il, di comprare il kit su internet, quindi nessuno ci potrà proibire e vietare. Quindi l'informazione e la consapevolezza secondo me sono l'unica strada razionale percorribile. Allora, siamo verso la fine della nostra conversazione, del nostro incontro. C'è qualche altra domanda? Un eh. commento? Sì, eh. professor Tirelli. No. Eh. Però eh, ci avrebbe il, il, il microfono. Sì, eh. Microfono, un, attimo, un attimo il microfono qui davanti e poi torniamo al, al nostro, al nostro eh, ascoltatore dietro. Come giustamente è stato sottolineato. Infatti la Fodella della Messegger ha bloccato proprio per un fatto di mancanza di interpretazione. È come il discorso dell'HIV a un certo punto si poteva fare l'HIV con la saliva, ma non c'era l'interpretazione dello specialista che poteva dire: guardi, questo è un falso positivo, no? non si suicidi prima di, di avere l'informazione corretta no? è come se come succede effettivamente, i pazienti che fanno una mammografia, le donne, no, i clienti, non sono pazienti perché fanno una mammografia e loro interpretassero il referto senza chiedere a, a, a cosa vuol dire quel, quel nodulo, e eh, pensassero che quello è un cancro, no? invece può essere bellissimo una situazione favorevole, positiva e qui è la stessa cosa che può succedere, è per quello che è stato bloccato, mancava che era bellissimo, perché l'ho visto anch'io, questi i risultati sono veramente bene, però mancava l'interpretazione, cioè dire guardi che lei non ha solo un 10% per cui non è che sia niente in confronto a tutti gli altri fattori di rischio che lei ha, per cui questo, questa è la base di tutto, per cui se uno ha un'interpretazione è quello, quello che sarà costoso, il costo sarà l'interpretazione, perché fare il test costerà niente, ma poi dopo certo, ci sarà pure certo. qualcuno che valuterà. No, no, la valuterà la, la, la cosa chiave è l'interpretazione, certamente ecco, sentiamo un attimo la domanda dietro Ah sì, non vorrei aprire un capitolo complesso, però eh, stasera non si è parlato del, dell'epigenetica eh, e del fatto che le esperienze di vita eh, parentali eh, in qualche modo possono anche trasmettersi, sia psichiche che fisiche, possono trasmettersi anche alle generazioni successive attraverso un processo, vabbè io non sono un genetista, ma ecco per esempio la metilazione del DNA che permette a un gene di eh, accendersi o no. Ecco. E questo mi chiedo, questo è possibile in qualche modo verificare in un futuro? Grazie. Gasparini. Beh, esi allora, tecnicamente esistono oggi dei sistemi per fare l'analisi della metilazione, che è uno dei meccanismi indicati come possibili per eh, spiegare l'epigenetica. Scusami, Paolo, vogliamo un attimo spiegare che cos'è l'epigenetica in due parole? Due? L'epigenetica è una cosa estremamente complicata: nel senso che sarebbe <ride> l'influenza. Per renderla molto semplice, forse tu che sei un comunicatore, <ride> no, l'influenza che in qualche maniera ricevono e risentono i nostri geni che ci deriva dai eh, nostri eh, genitori o addirittura i nonni. È qualcosa che negli animali è stato dimostrato, per esempio il colore della, delle le chiazze su alcuni gatti nell'uomo in fase assolutamente di studio, è un settore assolutamente affascinante, estremamente complicato da studiare, uno dei meccanismi è quello che viene citato, cioè la metilazione, cioè il fatto che i geni si possono accendere e spegnere a seconda di sequenze che hanno a monte dei, dei geni stessi. E diciamo che se, se non vogliamo complicarci la vita, parlando di la inseriamo l'epigenetica insieme a tutti quei fattori ambientali, tra virgolette. Che possono sicuramente influenzare. Eh, oggi come oggi, stabilire con certezza che qualcosa è chiaramente definito da fattori epigenetici è veramente molto complicato, prematuro, diciamo? Ma a livello sperimentale ci sono dei dati, poi quando dobbiamo portarli nella pratica, io andare a dire che sicuramente questa cosa è modulata da fattori epigenetici che derivano dalla nonna, eh, dovendo informare un, un soggetto, una coppia. No, no, non credo che sia praticabile allo stato attuale. Le pagelle genetiche del futuro, probabilmente sì. qualche, qualche cosa di epigenetica ce l'avranno. Mauro Giacca. E, Paolo, c'è una, una cosa che mi ha stupito di quello che hai detto, e, e che riguarda questa volontà del governo del Qatar di determinare la sequenza di tutti eh, la, la, gli abitanti, di tutti i catarini. Allora, eh, in genetica medica si sa che circa una persona su dieci non è figlia del padre di cui pensa di essere, pensa di essere, pensa di essere figlio e <ride> mi risulta che nei paesi arabi questa percentuale sia uguale all'Europa. Qualcuno si è mai posto il problema che avendo una scheda genetica alla nascita uno sa immediatamente chi è il padre e chi è la madre o meglio, Sa se il padre è vero è quello biologico, e non c'è un rischio di stravolgimento dei rapporti sociali che veramente sarebbe, vuol dire, clamoroso? Ma guarda, è una cosa che è messa in una chiacchierata all'interno un, da poco, in un, di un gruppo che è coinvolto in questo progetto di sequenziamento del, del genoma, voluto dalla sceicca che ha deciso: da in poi facciamo il genoma del Qatar. Ehm, però è anche vero che quell'informazione quell ti deriva dal confronto. Ma se tu non fai il confronto, non lo saprai mai. Sì, il, problema, il problema è con i social il, network Il tuo, il tuo il genoma gen è il tuo cioè genoma. Nascondere il genoma del neonato No, 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 no il tuo genoma è il tuo genoma. Al padre, soprattutto. Una, una, una non paternità ti arriva solo se incominci a confrontare i dati. Sì. Se, se si limitano a, a utilizzarlo a scopi di farmacogenetica o fattori di rischio e non confrontano, perché a quel punto pensa che quelle sono comunità che sono consanguine, quindi a quel punto. Poi... Ragione. <ride> e trovi anche una serie di relazioni addirittura si apre un capitolo ancora più, 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 più rilevante che non è ne tanto quello della paternità è il fatto che tu puoi dedurre dei fattori di rischio genetico per dei collaterali che casomai non sono stati studiati semplicemente perché c'è un tale livello di consanguinità che è molto probabile mm. che se uno è portatore di trassemia lo siano anche tutta una serie di altri collegati che tu puoi conoscere semplicemente vedendo il livello di genetico di, in di inbreeding ma il trova parenti che ho fatto vedere invece è lo strumento perfetto per scoprire queste cose qua <ride> e, è e infatti eh, è la cosa che a me mi ha fatto ridere che poi raccontavo anche nel libro è che 23andme questo trova parenti lo, cioè, lo strumento eh, lo pubblicizzava come una cosa interessante e simpatica da fare in famiglia dal punto di vista del marketing è perfetto perché tu c'hai una famiglia di 10 persone e tutti e 10 ti comprano il kit poi li voglio vedere davanti allo schermo del computer quando arrivano i risultati e se c'è il famoso DNA del, dell'idraulico che, <ride> che, che gira, eh, poi dopo sono dolori, quindi come gioco da fare in famiglia, secondo me ci vorrebbe una piccola avvertenza che ti dice attenzione. Se eh... <ride> sì, tu Ma... nel libro la definisci carrambate e una carrambata Caramba che ricorda quando una certa trasmissione sì. anche. Eh, eh, di, di ricerca di, di parenti, di, di amici lontani, sì, eccetera. Sì. No? Ecco. Um, ci sono altre domande? Ecco, c'è una, una mano che si è alzata lì in mezzo. Ecco, buonasera, vorrei chiedere solo una cosa. Se ho capito bene da questo esame che si può fare, vedo le, in, in relazione alle malattie, vedo la percentuale di rischio che una persona ha in fronte alle varie malattie. Se quando faccio questo esame ho ad esempio il tumore alla prostata proprio in corso e non lo so, guardando i dati, la percentuale di rischio ha un aumento? Oppure mi dice sempre ad esempio ho il tumore in corso, però io ho il 20% come si parla? C'è un'influenza o no? No, nel caso, in questo caso, quello che uno fa studia genomi. Il proprio genoma e non il tumore, e quindi non si vede se nel specifico tessuto ci sono alterazioni tumorali. Questo non si vede. No? Bene, io penso che possiamo chiudere qui questo sesto appuntamento della seconda tornata di Science and the City. Per chi vuol saperne un po' di più. Facciamo un piccolo consiglio per gli acquisti. C'è il libro Il DNA incontra Facebook di Sergio Pistoi, pubblicato da Marsiglio, dove racconta non soltanto la sua esperienza personale con 23ME, di cui ci ha accennato adesso alcune cose, ma è molto più ampio il discorso sul problema eh, della validità e delle problematiche aperte dai test genetici. E credo l'ultima parola però aspetta a Mauro Giacca, a questo punto naturalmente per, per chiudere questo ciclo. Mauro, ci sei? Sì, sono qua, sono ecco. qua. Io, io allora vi pregherei prima, prima di prendere la parola di, di fare veramente un applauso a loro. Penso, penso che il, il, il prossimo ciclo potremmo chiamarlo 6x90 minuti di Scienza Trieste, perché effettivamente sono, abbiamo trattato di tanti argomenti, soprattutto questa sera, così interessanti e così, diciamo. pregnanti per la vita quotidiana di tutti noi, che, al di là della curiosità scientifica, che la pena di approfondire ne, ne sarebbe valsa. Quindi. Semplicemente per ringraziare voi in primis per essere sempre stati così numerosi. Lo scopo di questi incontri era quello di cercare di portare la scienza fuori dai laboratori e a contatto con le persone comuni. E per chi di voi, immagino tutti avrete che hanno letto i giornali questa settimana, avete visto quali bestialità siamo stati sottoposti dalla mammografia alla, alla vivisezione, alla sperimentazione animale che deve cessare, eccetera. E, evidentemente questo è un indizio molto, molto evidente di una scollatura fra quello che la scienza produce nei laboratori e quella che è la percezione nella società. Noi con questo ciclo di incontri abbiamo cercato in qualche maniera proprio di revertire questo, no? di non far vedere più i professori e gli esperti come dei soloni che stanno in una torre d'avorio, ma di portarli a contatto con le persone per cercare di raccontare proprio quello che succede. E questa, questo ciclo di incontri eh, non sarebbe stato possibile grazie a un eh, sostegno istituzionale eh, importante. Quindi, voglio ringraziare in primis la eh, Regione Friuli Venezia Giulia, che eh, ha voluto finanziarlo grazie a un. Eh, progetto eh, nell'ambito della diffusione della, della cultura, voi sapete che in Italia la cultura è sempre sinonimo di cultura umanistica. In realtà, la cultura negli altri paesi è una cultura che ha una componente umanistica ma anche, ma anche scientifica. In Italia, purtroppo, non sapere chi è l'opardi eh, eh, denota una persona altamente ignorante da evitare. Eh, ma sentiamo moltissimi intellettuali che si fanno vezzo di non sapere cosa sia il DNA. Ecco, questo è un, un tipo di. Di, di, di situazione che sicuramente va ehm, è migliorata. Quindi ringraziamo moltissimo la Regione Primigenza Giulia per questo supporto, ringraziamo moltissimo la, il eh, comune che ci ha aiutato a coorganizzarlo, mettendoci a disposizione questa bellissima sala ringraziamo il Rotary Club Trieste Nord che ci è sempre stato vicino la scorsa sessione, questa sessione di Science in the City ricordo che il Rotary è un service club quindi un club in cui i soci si mettono a disposizione della comunità e c'è poco di più importante di mettersi a disposizione della comunità aumentandone il livello di conoscenza, quindi grazie al Rotary Club Trieste Nord e molte grazie al piccolo che ci ha fatto da media partner e quindi ci ha dato molta visibilità a eh, questi incontri. Questi incontri non sarebbero stati possibili senza il lavoro di tantissime persone dietro le quinte e io ehm, chiederei a queste persone, man mano che le nomino, di venire qui sul palco e poi chiederei a voi alla fine di fare una, un applauso sincero perché è davvero... C'è stato tanto lavoro di organizzazione, quindi eh, cominciamo dall'inizio: tutta la grafica, tutta la pubblicità, tutti i deplianti che voi trovate e, e tutta l'immagine curata da eh, Marella Prata, che è stata responsabile del progetto grafico. La, il, il, eh, tutta la parte tecnica di questi incontri. E che non significa soltanto rendere possibile quello che voi vedete in sala, ma significa poi ehm, riprendere, editare, montare e trasformare tutti questi incontri in podcast caricabili da iTunes U e poi eh, disponibili attraverso DVD e spediti in giro per il mondo alle ambasciate eh, italiane all'estero. E, e tutta questa parte è, è opera è fondamentale di eh, Diego Soldano, responsabile dei sistemi audiovisivi. Diego, dove sei? Eccolo là. E di, e di Marina, Marina Lutman, che avete visto ripetutamente. Marina, vieni qua anche tu. E tutta la parte logistica di organizzazione. Brava, Marina, vieni. Tutta la parte logistica di organizzazione e, e che è un lavoro molto faticoso e molto impegnativo eh, dietro le quinte è sempre fatto con grande perfezione e di Willy Dotz e Marco Vegliak. E, e, e poi un grazie, un grazie particolare alle le, le, le tante persone giovani che vedete qua che non sono dei valletti ma sono dei eh, veri scienziati, sono dei dottorandi, dei postdoc, dei cgb che fanno ricerca avanzata, pubblicano su giornali eh, importanti e però credono, come tutti noi crediamo, all'ICGB, alla, all all'importanza della, della eh, divulgazione scientifica e quindi eh, Francesca Bortolotti, Luca Braga, Giulia De Sabata, Pierluigi Esizza, eh, Antonio Maglito, eh, Miguel Mano, Giulia Pianigiani, Edoardo Schneider, Francesca Vacante, grazie molte a voi. Sì. Un grazie particolare fra questi a, a, a Giulia De Sabata che ha prestato anche il, il suo volto, una bravissima eh, PhD del, dell'ICGB, grazie molto. E, e tutta la parte di ufficio stampa è stata eh, eh, coordinata da eh, Daniela Sain, quindi grazie anche a Daniela, da Paola Sain e Daniela Volpe. E un grazie particolare soprattutto da parte mia a Susan Kerbavcic che ha curato tutta l'organizzazione e la regia di tutta l'iniziativa. Quindi grazie a Susanna. Eccola là. Grazie Susan e, e con questo niente, grazie a voi ancora di essere qua e arrivederci a, fra un anno con Science and the City 3.